Come ve la passate? Ce la caviamo. Ci faresti compagnia? Parliamo di mia madre. Cosa devo fare? Lei guarda i suoi telefilm. Certo, di cosa hai bisogno? A volte me ne sto seduto qui a contemplare. Arriva un traghetto. Lo vedi? Ah, sì, dai, dopo vediamo un attimo la situazione. Sì, tu e PG volete imbarcare. Bisogna che chieda quel giorno, se no non riusciamo a muovere niente. Aspetterò il prossimo. Adoravo il traghetto. Mi sembrava di salpare per un'avventura. Howard? La vedi quella barca gialla con il fondo nero? È un bel modo di viaggiare. È uno zuccherino. Mi piacerebbe davvero portare a spasso quell'ape. Ehi, Howard. Attraversarci tutto il fiume fino ai tre pilastri. L'antica città celata tra le nuvole. Eh? Tre pilastri? Sì, sulla destra. Cerca le luci rosse. Dici le tre ciminiere? Perché proprio lì? Ci ho lavorato 30 anni in quella fabbrica. Poi ho perso il lavoro. E uno scopo. E quando è morta mia moglie, ho perso anche il cuore. Ma i miei uccelli mi hanno ricordato come si vola. Piggy più di tutti. Mi spiace tanto, Howard. Cosa posso fare? Un'ultima cosa. La vedi la statua della libertà? È lì, sulla sinistra. Sì, eccola lì. Osserva. Cosa? Oh, wow. Lo stormo. Devi aiutarmi, Spider-Man. Mi attende un'avventura, finalmente. Ma prima voglio liberare i miei uccellini, perché scoprano il mondo fuori dalla città. Ma sono piccioni. Potresti condurli al nord per me, in un posto tranquillo. Non lo so. Howard, è la tua famiglia. È il momento. Prova a fischiare. No, ma lo so che metti qui aggiornamenti, scavare. Cioè, devi sempre del cazzo, vai. Ok, se io ne sei certo. Ho la connessione 160. Andiamo, uccellini! Seguirò la costa per un tratto mentre penso a una nuova casa. La notte sempre un aggiornamento da 3 giga. Invece quello da 60 giga, eccetera, ci mette Battery Park. È pieno di monumenti su cui scagazzare. Howard voleva che vedeste il mondo, però. Cerchiamo meglio. Passiamo dal ponte di Brooklyn. Il panorama è mozzafiato. Ci siamo ancora. Una corrente d'aria. Ora sì che si vola. Dei boschi vicino a casa mia. Io e Harry ci andavamo tutti i giorni dopo la scuola. Io lì ci vivrei se fossi un uccello. Wow, una regata! Andiamo a vedere! Non temete, uccellini, ci siamo quasi!
queste ali vi piacciono? È un gran complimento dai piccioni di Howard. Mi mancherà dovervi inseguire per tutta la città. Un posticino nel Queens. Ci andavo con un mio vecchio amico. C'è un mucchio di spazio per Piggy e compagni. Sì, mi suona bene. Grazie. Non ho ricevuto molte gentilezze nella mia vita. Quando vuoi, Howard. E puoi sempre andare a trovarli. C'è il treno. Deposito i nostri amici e torno subito da te. Howard? Eccoci nella vostra nuova casa. Piggy, a te il comando. Ok, sono esausto. Prenderò il treno. Ora torniamo da Howard. Sentirà già la loro mancanza. Hanno i core, i tre, però... Nella voce core, per esempio, tipo da 6 core performance. Ehi, hey, Spider-Man. Ehi, hey, scusa. Voi invece eravamo la stessa cosa nel Nintendo. Prenditi dice, tutto il tempo che ci serve. Performance. Se può consolarti. Sei. Si è spento serenamente. Sì. Cioè, quindi sono dei corpi. È finalmente partito all'avventura con sua moglie. Io sapevo che i thread erano corpi virtuali e ci sta. Ma anche nella voce corre. Ci sono anche i corpi virtuali. Oddio, è una cosa che hanno tirato fuori dal forse la serie 9. Penso che alcuni programmi siano costruiti letteralmente su questa piattaforma qui, sui core. Io penso che per il gaming rimanga tutto indifferente sta cosa, Pasquale. Se non dico una cazzata, mi pareva di averlo letto, però magari informati. E quindi questi qui servono per certi programmi, non so, magari quelli di grafica così, sfruttano dei core virtualizzati per gestire più cose, capito? Tipo, forse anche per dei programmi render video, però per me a noi rimane tutto uguale. Oh, man. Sì, ho detto, dai, vuoi che il 31, con tutto il casino di gente che ci sia, non riesca a inserirmi sto giro. E dai, mi sono segnato anche l'altra volta, ma tanto... Cioè, non mi sono segnato, ma ho scritto Foglie in privato, gli ho detto, dai, Foglie, sento un attimo così, ma... Fa no, infatti non c'era bisogno. A parte che gli over 30 non penso che li farò. No... Con basta, sì, ma quelle poi c'è il tempo. Allora, io che faccio il metodo nuovo sono a posto. Quando pago quei soldi lì ci sono già anche le guide. E invece il discorso posso dire, metodo solito, sì, vabbè, la guida costerà 20 euro, dai, a schioppare, ma cioè, alla fine le fai quando puoi, cioè, alla fine uno se vuole l'esame se lo può anche smaltire in 6 mesi, quindi in 6 mesi uno si può fare anche i soldi tranquillamente. Se so, cioè, io adesso per dire pago 300 euro di iscrizione, gli altri 300 li pago alla fine quando è tutto a posto, cioè non ha senso darli già adesso.
Ah, bene, bene. Allora io, vabbè, ci vedremo martedì. Tanto adesso te li fa fare tutti quel bastardo. Non avevo capito quando tornavi. No, io se riesco a risponderti, Pasquale, tanto non uso la voce su Spider-Man, registro proprio gameplay io che gioco. Me ne sbatto le palle. Lo carico solo nel canale perché forse andrà in tendenza, non lo so, le mie stronzate. Comunque, dai, bene, bene. Non mollare adesso e tira come una bestia. Allora, io non so se sei in quel gruppo che Scarini c'ha lì, Info Avico si chiama, su WhatsApp. Praticamente lui ha detto che dovrebbero non riuscire a non farci sforare, forse chiederanno 5 giorni, ma alla fine ce la dovrebbero fare, dai, anche perché poi ne hanno presi un paio adesso, quindi secondo me ce la fanno. Il problema, come dice, come la penso io, è che Scarini alla fine lui deve fare tutte le parti, quindi chiaramente non è che ha detto non firmate, però ha detto che per 5 giorni alla fine, a uno a livello di soldi, cioè 5 giorni, dai, sono soldi, perché 5 sono 70 euro al giorno, 5 per 7, 30, sono 350 euro, ok, gli ho detto va bene, ho detto mi può star bene, sono soldi, hai ragione, però scusami, perché io devo andare oltre al mio contratto che poi faccio un lavoro che mi rompo il culo, letteralmente? E non sono neanche gratificato, poi d'inverno è freddo, devo venire a lavoro, cioè, se io ho fatto i miei giorni, basta, dai, mi sono rotto il cazzo. Ah, ma comunque dopo loro ci guardano così, e che cosa guardano? L'anno dopo sono di nuovo lì, non è che mi migliori di posizione o robe. Ho detto, firmare i giorni lo potrà fare un Vignali, uno Zignani che è di sopra, cioè alla fine sei di sopra, vai a prendere delle etichette, cioè alla fine anche se fai 8 ore in più e lavori 5 giorni in più, alla fine, ah, ma dai, comunque, ho detto no. Io, sinceramente, mi sono rotto il cazzo. Io ho detto quindi non firmerò come tutti gli anni. Basta perché io cerco questa tipologia di lavoro. Anzi, guarda, gli ho detto in battuta quasi quasi le riduco. Fa, ah, ma dopo se le riduci non le fai mai. Ho detto ok, va bene, non ne farò 179, però se ne firmo meno, magari me ne fa fare un po' meno di 179. Io credo, poi fa, ah no no, hai ragione, infatti. Ho detto, scusami, tanto di là la giostrina nuova non parte. Che cazzo vengo a fare? Che avete messo dei, letteralmente, celebroresi di là, col telefono addirittura, regalato dall'azienda, io devo stare qua a rompermi il culo. Visto che alcuni fanno un po' e un po', perché non posso fare anch'io un po' e un po'? Sono diverso? O perché avete bisogno di gente stupida che carichi? Ah, è stato zitto, va là che... Ah, ho messo su un becco io, sono diventato cattivo come la puzza. Mi sono rotto il cazzo. È da mesi che mi dovevano dare la giacca. Ancora non me l'ha andata. Mi chiama Ricci, fa, ah, puoi venire oggi? Ho detto, guarda Roberto, non mi ha dato la giacca. Io ce l'ho in lavatrice. Sono segnato che torno domani, io non vengo. E lui fa, ah, no, no, infatti adesso provo a sentire se è... Incredibile, non ce l'avevano, eh. Non sono riusciti a darmi la giacca. Ho detto, ah, di Roberto, mi dispiace, ci vediamo domani. Ah, di... Cosa devo comprarmi? L'asciugatrice per asciugare i panni? Perché non mi danno una giacca in più? Casti loro! Ho quasi trovato Connors. Gli inietterò l'antidoto e ti darò indietro la tuta. Mamma mia, brutto che fa paura questa. Di piombo disturbano il segnale. Dove sta andando? Cosa ci fa una telecamera di sicurezza qua giù? Solo Lizard può peggiorare le condizioni di un fumo. Si è aperto una via verso una vecchia linea della metro. Dunque,
sia stato un incidente. Connors non vuole essere seguito. Già, ha squarciato un tubo delle fogne. Cerca di allagare i tunnel dietro di lui. Serio. Un'altra telecamera. Non è vero. Un laboratorio Oscorp nelle fogne. Norman avrà creato questo posto per Connors all'epoca. Sarà tutto gestito con fondi neri. A cosa stava lavorando Connors per conto di Norman? Questo simbolo. Non sapevo che Connors studiasse lingue antiche. Perché stava tracciando coordinate celesti? L'ho già visto da qualche parte. Dove? Simbiosi mutualistica. Connors cercava sempre le risposte ai suoi problemi in altri organismi. Hanno anche una camera sterile. Un attimo. Questo è l'acceleratore di particelle della fondazione. Connors l'ha usato per esaminare dei minerali. Mia. Grande, tutto spento. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Questo no. Questo no. Pronto per l'esame motorio. Posso farcela. Ci siamo già passati, Connors. Se sei lì dentro, mi farebbe comodo una mano! Tu sei Kurt Connors, un brillante scienziato! Hai commesso degli errori, ma non deve finire così! E a te, devo approfittare! È così che vuoi essere ricordato dalla tua famiglia! Vuoi ancora stare con loro! Pensa a tua moglie! A tuo figlio! Ho l'antidoto! Posso aiutarti!
È l'unico modo per riportare. Così non va. Ti ho già salvato! E ti salverò ancora! Posso guarirti per sempre! Cerca di venirmi incontro! Affrontare una lucertola gigante che impazza per New York! Non posso permetterlo! Fermati! Ucciderai qualcuno! Fantastico! Ci mancava solo la polizia! Indietro! Rallenta! Penso io, agenti! Così non mi aiuti! Mi prendi in giro, Connors? Sorry.
sai che non voglio farlo! Sta fermo! Cacciatori! Sul serio? Me la siete cercata? Maledetti cacciatori! Via da qui, ho detto! Sono stanco di inseguire lucertole. Lo sto perdendo, non ho tempo per questo. Connors! Ora ci siamo! Generazione è fichissima e schifosissima. Ok, se devo, userò le cattive. Ma che cos'è? Ti stai evolvendo in uno stegosauro? Pensa quante volte ti ho aiutato. Speravo che potessi ricambiare il favore. Troppo debole per riprendere il controllo. Lo dovrò tirarti fuori a suon di pugni. La tua famiglia ti ha abbandonato. È perché sei debole. Sono alcuni parecchio puntiti. Hanno paura di te. E lo sai. Giusto, ha un nuovo asso da giocare. Facendo per me! Harry ha bisogno di te! Ricordi! Sta morendo, Doc! Non voglio perderlo! Sei l'unico che può aiutarlo! Serve
la tuta! Ma non posso dargliela senza di te! Come ti salta in mente di cambiare coda? Ti ha abbandonato è perché sei debole. Devo tenermi a distanza o zittire Lisa. Hanno paura di te e lo sai. Porca troia, ho cliccato, non va. Sa quante volte ti ho aiutato. Speravo che potessi ricambiare il favore. Sei troppo debole per riprendere il controllo. Dovrò tirarti fuori a suoni pugni. Ti salta in mente di cambiare coda. La tua famiglia ti ha abbandonato. È perché sei debole. Hanno paura di te. E lo sai. Se mi avvicino, posso iniettare l'antidoto nelle gengive. Yeah.
dove l'hai presa? Harry Osborn. Dice che l'hai creata tu. Vieni con me. Proprio come pensavo. Sì, fai bene a farlo in primavera, che così se hai degli impegni o cose riesci a smaltirle, tanto per l'estate penso che guidi meglio anche te, perché adesso vedrò io, secondo me non me le fanno neanche fare con un freddo del genere. Io ho la tuta e tutto, ma per me mi faranno delle storie. Frammento di un meteorite atterrato fuori città diversi anni fa. E c'era anche quello. Ho addosso un alieno. Lo chiamiamo simbionte. Si lega a livello subcellulare al suo ospite. Guarda, beati loro che sono andati di là a casseggiare. Finché non parte, letteralmente rubano dei soldi. Poi quando parte gli cambia la musica, però per ora guarda, gli dico buona fortuna vigliacchi, perché cioè vabbè, non è neanche colpa loro, perché però questi qua non hanno un verso, ma lascia perdere Pasquale. Beati loro che stanno di là a brighi, loro si fanno due soldi in più, non che ne abbia bisogno, però di almeno mi pare che soffrono meno, li vedo più tranquilli, vedo che i weekend vanno fuori, cioè cazzo. Hai detto che è uno Spider-Man migliore. Ho avvistato il bersaglio. Lo seguo. MJ, è bello sentirti. Come te la passi? Bene. Sto sistemando altri scatoloni a casa. Ho sentito Harry. Sì, ma tu come stai? Ho saputo di Lizard. Io sto bene. Connors è guarito, la tuta funziona ancora a meraviglia e a quanto pare si chiama simbionte. Ed è un alieno. Roba da pazzi, vero? Aspetta, cosa? Non sembri affatto preoccupato. Sono preoccupato, ma non avrei mai fermato Connors senza il suo aiuto. Peter, voi due avete distrutto mezza città. Cioè, hai visto come ha ridotto il museo? È un miracolo che non sia morto nessuno. Io non credo, ed era l'unico modo per curarlo. Insomma, avrei dovuto lasciare che distruggesse tutto da solo. Non intendevo. Io starò qui a lavorare tutta la notte. Ah, sì, vabbè, però dai, bisogna che inizi a capire che cacchio mi interessa. Magari quando torni avrò qualcosa da mostrarti. Cosa ne hai preso? Forse è sotto stress per il lavoro. Meglio lasciarla sola. Chi sei? Noi potremmo aiutare qualcuno qui in giro. Qualcuno segnala un pericolo nel suo giardino. Sembra il lavoro perfetto per me. Società deve ripensare seriamente la nozione di eroe. Come avevo previsto, un mostro che dicevano redento è tornato a seminare il caos e Spider-Man non è riuscito a proteggerci.
il dottor Kurt Connors, ovvero lì. Dard ha trascinato il ragno in giro per la città, dando vita a uno degli sfoggi di eroismo più patetici a cui abbia mai assistito. È un gesto da eroe distruggere preziosi manufatti del museo. È un gesto da eroe demolire interi isolati e provocare danni alle infrastrutture che costeranno milioni ai contribuenti, per non parlare delle decine di agenti. Ehi, c'è il ragno! Bersaglio, dopo tiro! Andiamo a curiosare. Spero che abbiate cancellato la cronologia, amici. Vediamo, vecchio mio, che segreti mi nascondi. La mappa di una base. Potrei dare un'occhiata e vedere cosa nasconde. Se metto fuori uso il relè della base, i cacciatori non potranno chiamare rinforzi. Vedo che hai già visitato altri due ripari. Forse esplorando anche gli altri ripari, riuscirò a trovare la base. Cavolo, speravo di lasciare MJ in santa pace, ma sono stremato. Forse è ora di tornare a casa. Chissà cosa ha deciso per il suo articolo. Ho dimenticato di nuovo di lavare le lenzuola. Un mostro nel Queens. Meglio controllare. Possono seminare la polizia, ma non me! Ci insegue! Spider-Man ci sta inseguendo! Oh, ora sei spacciato! Sfugge!
civili sono in pericolo. Arrivo! Spider-Man? Siete spacciati! Dani Cuccioli, qualcuno di voi ha perso una lucertola di 20 metri? No? Beh, la città di New York, sì. Davvero, è come se fosse svanita nel nulla. E sapete qual è la cosa? Signora? Chi sei? Non riconosco la tua voce. Sono Spider-Man. Oh, non mi ero accorto. Alma, piacere di conoscerti. Beh, serve aiuto? Sì, c'è un mostro nel mio giardino. Lo sento ogni notte che gratta. Forse è un cane randagio? O un topo? Le mie allergie riconoscerebbero un cane a chilometri di distanza. E neppure i topi di New York sono grandi come quel coso. C'è nessuno nelle vicinanze che potrebbe averlo visto? Un familiare? Un cane guida? Vivo sola. Nessun familiare, vicino o animale. Sono allergica, ricordi? Non so cosa sia, ma deve sparire. Ok, darò un'occhiata e le farò sapere cosa trovo. Ti prego, non posso permettermi altri danni. Ricevo solo un sussidio. Sereno, gnomo. Ti vendicherò io. Beh, è un bello schifo. È ora di un bel esame molecolare.
Yeah. Sembrava più facile. Questo ce lo tiro via.
sempre più strano. Seguirò le tracce del composto. Sembra che provenga dal posto. La pista si è interrotta. Guardiamoci intorno. Sembra promettente. Altra melma. Qualsiasi cosa sia, ha una falla o sbava. Questo schifo lascia una scia fortissima. È troppo pesante per essere un micione, ma di certo sa fare dei bei salti. Sento che mi sto avvicinando. Ma dove mi sta portando? Wow. Forse Genki ha qualche suggerimento. Pronto. Ehi, Genki, il mostro nel Queens è una belva dei cacciatori, ma non sembra aggressiva. Una belva dei cacciatori. La hackeriamo. Forse contiene dei dati utili. Ha qualcosa nel fianco. Una freccia. Piano. Non ti farà male. Credo. Cioè, in fondo sei di metallo. Come hai fatto? Beh, è stata una mossa azzardata. Ho scaricato 10 milioni di video di cani nel suo database di analisi comportamentale. Bene. Cosa ne facciamo del nostro amico? È pericoloso? Scopriamolo. Vuoi prendere i barili? Che cucciolone! Giochiamo a rincorrerci? Bravo, bravo cane, forza! Proverò ad accedere ai suoi ricordi mentre è distratto. Questi dati sono troppo comodi. Tornando alla freccia, i cacciatori attaccano i propri robot. Addestrarsi. Copriamolo. E com'è che ti chiami, eh? Designazione F1D0. Fido! Quindi c'è un cacciatore con il senso dell'umorismo. I dati sono salvati su un server. Lo faccio? Quanta fiducia riponi nel tuo firewall? Quanto basta per scaricare questa registrazione? Togliti di turno, rottame schifoso! Lei ha tradito Kraven! Sei tu il traditore! Facevo solo il mio lavoro! Masso di ferraglia, torna qui! Abbiamo compagnia! Devono aver tracciato il nostro accesso. Ah, piano, accuccia. Seduto, bello, seduto! Genki invia un comando di stop! Non ho accesso ai comandi manuali. Ho preso gli altri dietro. Calma, credo che abbia paura. Direbbe proprio di sì. Che sia stata la registrazione? Ricordi repressi. Brutta roba. È stato il padrone a colpire. E ha coperto un omicidio! Fido! Guccia! No, nulla chiesa! Eccoti qui. Avrei dovuto smantellarti con un dardo esplosivo. Dai, vieni qui. Non puoi cadere in mano. Sei un inutile mucchio di roba. Sei tu il tizio che ha spaventato Fido? Ora le prendi! Fido con te non ci torna!
ce ne sono altri. Fido! Ok, ora calmati. Non può più farti del male. Occupiamoci di quella freccia. Ok, diamo un'occhiata. È una punturina. Pronto? Bravo, Ben. Non sarà rischioso. E se 10 milioni di tutorial non ti renderanno un bravo cane, dove andremo a finire? Tu sei un bravo cane, vero? Chi è un bravo cane? Per precauzione, comunque, cancellerò completamente la memoria, tranne i video e te. Buona idea. Eccoci. Spider-Man? Perché? Eccoci. Io e questo curiosone. Oh no, le mie allergie! Tranquilla, prima ha detto di non poter avere un animale guida. Beh, ne ho trovato uno. È un cane. È più... realizzato in metallo. Molto anallergico. Gli ho anche caricato in memoria centinaia di video di cani guida. Davvero? Non potrei chiedere di meglio. Lo farò addestrare al centro. In questo modo potrò registrarlo regolarmente. Sei stato davvero di grande aiuto. Grazie infinite, Spider-Man. Adios!